Eccoci direttamente. Filippo, come stai? Bene, 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 bentornato. Oggi praticamente non so se è il tuo colbacco ad essere più rosso di quello che invece ce l'hanno i miei ospiti in studio. È una bella guerra questa, Non mi supera nessuno, non lo so, eh? E ti manco San posso Pezzato. assicurare che più rosso ce l'hanno Non più rosso. esiste minimamente. Come non c'è? È più rosso, più Non vivo, esiste più. minimamente. Come no? Scusa, te le faccio vedere i nostri ospiti così poi vedi. Oggi abbiamo gli ospiti, una fetta della dirigenza del partito della Rifondazione Comunista, ho detto bene, la Rifondazione Comunista, con il segretario regionale, il segretario provinciale e un dirigente che invece conosce benissimo quello che succedeva al CARA di Isola Capo Rizzuto. E che succede? E che succede? No, succede, No, succede, speriamo di no. Adesso Nel no. senso che comunque, voglio dire, sono cose che noi abbiamo denunciato appena fu istituito l'allora CPT di Crotone. Poi, nel senso che ci sono state una serie di visite fatte all'interno di questa struttura, Quindi ci in siete questo andati più caso più volte, volte. con tutti i deputati. Io personalmente dal 2006 al 2012, E non hai mai denunciato? sempre, infatti io non solo sono entrato con i parlamentari, ma sono riuscito anche ad avere subito dopo l'ingresso nella Che struttura. cosa avevi notato, per esempio? Quello che voglio dire accadeva all'interno di quella struttura era incredibile, perché intanto venivi assalito da tutti quelli che loro chiamavano ospiti, ma che erano invece esseri umani, che ti dicevano quello che non potevano fare. Non c'erano i bagni, io mi ricordo a Le Crotone c'era quello che noi chiamiamo bagno turco, cioè non c'era il vata, docce. La c'era il bagno, tazza, non c'era insomma. la tazza, Ma a chi non l'avete avevano. presentate queste denunce, per capire io, Allora, perché noi, così cominciamo ad a entrare nel parte merito. le interrogazioni parlamentari, io personalmente ne parlai con il prefetto all'epoca, Dell'epoca. con il prefetto dell'epoca, ma non lì, no, noi andammo in prefettura, stiamo parlando ora dell'ex CPT di Isola Capo Rizzuto, perché se volessimo parlare anche degli altri sarebbe una storia infinita. Io personalmente denunciai tutto quello che riscontrammo all'interno di quel ghetto a cielo aperto all'allora prefetto di Crotone, il quale disse che avrebbero fatto degli accertamenti, che comunque a suo avviso molte delle cose che noi dicevamo non erano veritiere, però c'erano con me i parlamentari. Ma E voglio dire, non solo quelli, e l'interrogazione parlamentare, non ma solo, scusa, ma no, l'interrogazione addirittura parlamentare non si poteva fare. Quando Caruso rimase all'interno della struttura, si imprigionò all'interno della struttura nel 2006, tutta la stampa locale e nazionale ne parlò. Noi quella sera ricevemmo la telefonata di Romano Prodi. Perché noi eravamo alloggiati, perché noi avevamo il cellulare di Caruso, non se l'era portato all'interno. Caruso, per chi non se lo dovesse ricordare, era appunto L'ex all'epoca deputato. dei fatti, era deputato di Rifondazione, il quale pregava il suo deputato, perché lui era presidente del Consiglio, di uscire dal centro, perché stava creando una situazione di imbarazzo a tutta l'Italia. Con Caruso poi andammo a parlare di tutto quello che lui aveva ritrovato all'interno con il prefetto del tempo di Crotone, una denuncia dettagliata delle Ti cose ricordo che io come si sono chiamava il dicendo. prefetto? No, purtroppo non me lo ricordo, anche perché non ho avuto, mi sono portato un po' di appunti, ma non ho avuto il tempo sinceramente di andare Sì, a vedere quindi in poi archivio. quella è stata La prima, il primo sì, impatto forte, diciamo, visibile. nel 2006, però voglio dire, io ricordo benissimo questi container, perché non erano appartamenti, c'erano alcuni container dove praticamente al massimo potevano starci 4 persone, invece ce ne stavano 8, 12.
non c'erano letti veri e propri, ma c'erano posti insomma, dove la gente stava ammassata, non c'erano posti dove, che ne so, dove si poteva giocare a ping pong, dove si poteva stare un attimo a fare socializzare. Chiaro. La cosa è che loro mi hanno detto, tanti di loro, che intanto non avevano fatto, perché non avevano potuto fare la richiesta di asilo, e loro venivano da gravi situazioni, diciamo, che nel loro paese anche di guerra, altre cose varie. E poi lamentavano il fatto che il mangiare che gli portavano era pessimo. Cioè loro, no, a parte le diete particolari che un musulmano insomma ha e fa, a prescindere da quello, i generi alimentari che portavano all'interno di quella struttura erano pessimi. Vabbè, poi è venuto fuori dall'inchiesta. Che c'è. Adesso scopriamo. Stiamo parlando, scusatemi, così facciamo una cosa un po' più ordinata. Era il 2006, mi pare di capire. Eravamo nel 2006. La prima cosa è il 2004. Ecco, il 2004. Il 30... Si inaugura il CPT il 2004, sì. E subito dopo noi attiviamo delle azioni di protesta. Già nel 2004. Si iniziano le prime visite. La prima visita, secondo me, noi la facemmo nell'aprile del 2005, però non entrammo con due parlamentari. Il segretario, non entrammo con il provinciale. Cioè, allora. Il 2004, Regione Lucia, scusa. Io non ricordo, nel 2004. Perché si istituì il CPT di Crotone, noi ci organizzammo per andare a fine gennaio. Organizzammo una prima protesta contro questi centri che per noi erano dei veri e propri lager. Quindi Adriano D'Amico ma quella dice, diciamo, era una protesta generale. Filippo, scusa, esattamente il 1 luglio del 2004 il giornale che era La Repubblica con il giornalista che leggo adesso il nome, si chiamava, che ha fatto la, diciamo, il servizio dell'articolo, era Gianmaria Bello, se non sbaglio, Giovanni Maria Bello, e già lì c'era questo primo dato. Subito dopo c'è stata anche un'inchiesta della Guardia di Finanza, sempre nello stesso periodo, quindi già questi del 2004, cioè c'era una certa attenzione. Addirittura c'è stato anche il vicepresidente del Senato allora, nel 2004 pure. No, questo è stato successivamente dopo, nel 2007, no, 2008, perché... il compagno Milziere Caprili, dove c'è venuto subito, abbiamo fatto un blitz ed è arrivato anche il prefetto con tutto, diciamo, le forze dell'ordine a vedere quell'umanità ferita e dolente che diceva prima Adriano, perché erano in questi container 40 gradi all'ombra allora, dove c'era veramente la chiusura non solo dei bagni, non c'erano le docce, un'umanità ferita. Scusami Pino, Adriano D'Amico prima raccontava che già nell'immediatezza dell'istituzione Pino, di questa... Pino secondo me fa riferimento a quella che non fu una vera e propria visita. Noi, voglio dire, eravamo contro i CPT perché ritenevamo all'epoca che vi erano altre forme di accoglienza per i migranti. Probabilmente nel 2004 ci fu questa cosa, a me adesso sfugge. Però io ricordo bene che sul quotidiano della Calabria dell'aprile del 2005, ne ho qui la copia. C'è un tuo, sì, tuo, a parte un tuo quello, pezzo? Sì, sì, quindi firmato Adriano, sì, D'Amico, aveva già scritto, sì, questa cosa. All'epoca però noi fummo chiamati lì a Crotone perché un magrebino che era recluso all'interno del CPT telefonò al quotidiano e disse aiutateci. Quindi una delegazione, diciamo, nazionale di militanti, di dirigenti, si recò a Crotone ed uscì fuori quello che poi andò alla ribalta nazionale nel 2006 con la reclusione volontaria di Caruso all'interno. Io me lo ricordo bene questo. Scusami un attimo. Scusami, il quadro è chiaro, diciamo, va. Cioè, Adriano, Rifondazione, ma poi non solo loro, anche esponenti di altri partiti, sì, esponenti di Lucio Iovane, ricordo Filippo, io ricordo che una delle mie prime visite all'interno di Crotone la feci con Lucio Iovane e addirittura con Dorina Bianchi, che perfetto, all'epoca perfetto, era mi pare perfetto, nel partito il quadro è chiaro. Anche perché io all'epoca, a parte Rifondazione,
facevo parte dell'osservatorio regionale sui CPT e Lamezia, del quale è meglio non parlarne, era il peggiore CPT d'Europa, Crotone il più grande CPT d'Europa, quindi noi in Calabria queste eccellenze ce le avevamo già all'epoca, già nel 2006, per cui voglio dire 11 anni dopo la procura, meno male perché è meglio tardi che mai, però le cose che loro stanno dicendo oggi, cioè il mangiare, noi le abbiamo denunciate, ma non solo sulla stampa, e già sarebbe una cosa straordinaria, ma io personalmente, perché io non parlo degli altri, io personalmente ne ho parlato con il prefetto di Crotone, non mi ricordo il nome. Fermiamoci un attimo. Allora il punto è questo qua, tu dici meglio tardi che mai, la magistratura però ha dei suoi tempi e deve dimostrare quello che puoi fare. Il punto è capire come sia stato possibile in 11 anni dopo queste denunce, io per questo tendevo a farti dire dove erano state presentate queste denunce, non ci sia stato un intervento dello Stato nelle sue altre articolazioni, quindi Filippo, non la magistratura. Credo che il prefetto, la prefettura, no, stiamo parlando di organi ministeriali, e se, voglio dire, c'è anche un'interrogazione di un parlamentare, all'epoca Caruso chiese che su questo fatto specifico ne rispondesse il ministro competente nel question time, cioè non era una semplice interrogazione. Ma non ha risposto nessuno. Nessuno, mai. Hanno risposto in maniera generica, questa hanno fatto. Non hanno risposto, assolutamente. Non hanno proprio risposto, perfetto. Saccomani. Un punto è capire questa articolazione dello Stato, la prefettura di Crotone, sono succeduti in tutti questi anni non so quanti prefetti sì, sono succeduti. Guarda Filippo, cioè la cosa particolare, io devo richiamare un attimo, scusami, i CPT all'epoca, perché così si chiamavano, erano autorizzati ed erano controllati direttamente dalla prefettura, cioè erano un'emanazione diretta. Sicuramente. Voglio dire, oggi si chiama CARA, quello che prima si chiamava CPT, ma è legato oggi, come ha detto la magistratura, ad un clan che non pare faccia riferimento a gente per bene, così come lo era legato all'epoca, perché voglio dire, se in 10 anni pare si siano mangiati 100 milioni di euro, queste erano le cifre, è evidente che non c'era da mangiare per gli ospiti che stavano lì all'interno, è evidente che non c'erano docce, che non c'erano palestre, cose di questo genere. L'ipotesi accusatoria è di 35 milioni di euro. Sì, sì, però voglio dire, sì, abbiamo dati diversi. Però si dice che il costo complessivo della gestione di quelle strutture lì al Sant'Anna sia di 100 milioni di euro, il costo complessivo in questi anni. Ma il punto, io torno per capire, il punto è il ruolo che hanno svolto le prefetture, quello è il punto. Ma Filippo, tu hai detto adesso. Perché quello è il punto dolente. Se non sbaglio, Filippo, anche il procuratore Tricoli ha preso parte a questo discorso del CPT di Crotone, già in quegli anni. Guarda Filippo, io sono... Non ho capito cosa hai detto. Che anche il procuratore Tricoli, in quegli anni che diceva Adriano, era a conoscenza dei fatti. Però su controlli di altra natura, soltanto i controlli di carattere giurisdizionale, ci sono i controlli di carattere amministrativo. Perché se c'è un parlamentare che entra in questo centro e nota quello che era visibile a tutti, la mensa, come diceva Adriano, il fatto dei bagni, il fatto che non si potevano fare la doccia, loro parlano di allontanamento, ma qualcuno parlava di fughe anche pilotate, oltre 4.500, cioè anche di pestaggi, ci sono stati anche dei pestaggi, c'è stato tutto un'intimidazione tipo lager, quindi non potevano non sapere, visto che all'ingresso c'erano le istituzioni, e molto facilmente qualcuno può dire senza ombra di dubbio
che erano talmente pilotate anche dal di dentro perché qualcuno si prendeva anche le mazzette, dai, non nascondiamoci su questo. Sì, dico, il l'abbiamo denunciato queste cose, sì, però, il punto però, è capire perché non sono. Ma se non li denuncia il parlamentare, posso fare una domanda. Ramon Mantovani, il vicepresidente del Senato, tutti i parlamentari che diceva prima... Nel 2011, caro Filippo, tu lo conosci bene, nel 2011, se non sbaglio, ma penso di non sbagliare, sono entrato nel CPT di Crotone con il mio ex sindaco ed allora deputato senatore Cesare Marini, che non credo sia una persona di estrema sinistra, né molto rivoluzionario, però una persona per bene che io... al quale chiesi di entrare con me nel CPT perché così voleva il movimento che si occupava di queste cose per monitorare la situazione. Trovavamo una situazione identica. Ora io voglio farla a te una domanda, Filippo. Il ruolo di chi fa politica, no, non può confondersi con quello di chi deve fare inchieste giudiziarie, altrimenti si confondono le cose. Io faccio l'avvocato, quindi quello che il tempo che dedico alla politica per le cose che posso fare è minimo. Al tempo magari gliene dedico di più, però io credo che tutte le cose che abbiamo fatto, tutte le cose che abbiamo detto, tutte le cose che abbiamo scritto avrebbero potuto far aprire tante di quelle inchieste nel tempo che fu alla Procura della Repubblica e non dopo 11 anni di porcherie, insomma, voglio dire, meglio sì, tardi che mai. Adriano, forse non ci siamo capiti, è tutto evidente che quello comune, che dici tu, scusa, io sto dicendo che oltre a questo, oltre alle inchieste della magistratura, sono arrivate tardi, tutto quello che stiamo dicendo, c'è un altro buco nero, che è quello delle prefetture. Certo, sì. Non so se è chiaro il concetto. È chiarissimo il discorso, però voglio dire non è che può insomma dipendere da noi. No, è che c'entrate voi, non è che anzi. Guarda Filippo, però scusatemi un attimo, però i tempi sono diversi. La denuncia politica è d'impatto immediato, cioè come dire, uno fa una visita in questo luogo, nota delle cose che non vanno bene e fa una denuncia politica. L'inchiesta della magistratura, quindi l'inchiesta degli inquirenti, ha bisogno di tempo, sì. Devono incrociare i dati, vedere, verificare, perché però, magari ciò che appare poi in sostanza però, può non rilevarsi un reato. A volte no. Inchieste, certo. Soprattutto quando ci sono rinvii a giudizio o cose di questo genere, a noi sembrano delle bombe ad orologeria, cioè si fanno scoppiare quando è opportuno ed è utile farle scoppiare, perché io non credo che ci sia necessario tutto questo tempo per un'inchiesta giudiziaria se i connotati sono chiari. Vogliamo spostare l'ambito e vogliamo parlare dei CAS, cioè quelli che il CARA è il CARA di Crotone era un centro di accoglienza per richiedenti asilo e rientrava nella legislazione cosiddetta ordinaria, ossia lì sappiamo che ci vanno un tot numero di persone, eccetera. Noi oggi, il movimento Rifondazione, eccetera, penso che tra i partiti solo Rifondazione, stiamo denunciando quello che invece accade nei CAS, cioè centri di accoglienza straordinaria, che dipendono sempre dalle prefetture. Cioè, cosa sono i CAS? Esiste in un paese X e Y una struttura dove non ci va più nessuno perché non si mangia bene, perché non si dorme bene, quindi il proprietario è stufo, cosa fa? Chiama il politico di turno, me li mandi 15 immigrati qua nel CAS, come no? Domani tu apri il CAS, poi però mi devi votare, mi devi fare votare, e si aprono i CAS in Calabria. In Calabria i CAS sono una vergogna a cielo aperto, perché quello che accade nella gran parte di questi centri, però senza generalizzare. Perché io ci detto, sono anche delle strutture strutture che sono fiori all'occhiello, però quello che accade in alcuni, in tanti di questi CAS
noi lo stiamo denunciando tutti i giorni, anche a Cosenza, nel senso alla Procura della Repubblica di Cosenza, attraverso i nostri sportelli in forma immigrati che sono sparsi un po' dappertutto, e però ancora non abbiamo visto i frutti di queste nostre inchieste. Quindi non ci possiamo sostituire ai giudici, noi possiamo dare la cosiddetta notizia di reato, così si chiama tecnicamente, però noi facciamo attività politica. Però se io ieri allo sportello in forma immigrati, che mando avanti da circa 15 anni a Cosenza, ho parlato con alcune persone e voglio dire, dopodiché avrei potuto ed avrei dovuto anche probabilmente denunciare alcune cose, ma sono così generalizzate le cose che accadono in queste strutture che siamo stufi, insomma, siamo davvero stufi. In realtà io sottolineo questa osservazione che sta facendo Adriano, perché al di là di alcune eccezioni che fra l'altro mi sfuggono, la situazione in questi centri è assolutamente deprimente, non soltanto come condizione di vita, ma come, cioè, parliamoci chiaro, qua sono diventate degli affari queste cose. L'ho detto prima. Esatto, l'industria dei migranti. Non c'è stata solo l'inchiesta su Crotonati, c'è stata l'inchiesta su Camigliatello. Allora, le condizioni di questa struttura di Camigliatello, ma erano note da tempo, là c'è un problema che bisogna intervenire, e bisogna intervenire in tempo, e bisogna intervenire prima della magistratura per evitare che ci siano questi scempi. Ma, Filippo, tutto questo in Italia in questo momento non avviene, non avviene. Vabbè, però... A me non mi risulta che ci siano ispezioni in questi centri. Però Minniti ha detto l'altro giorno... Ma ieri l'ha detto, però. Ieri l'ha detto. E ho capito, ieri l'ha detto. Ha detto adesso facciamo un'ispezione in tutti questi centri. Però, no, per verificare qual è la situazione. Francesco vuole... Se vuole, perché visto Minniti, io quando sento Minniti, siccome sentiamo Francesco. No, io penso che noi non abbiamo toccato il problema delle responsabilità politiche e del ruolo che la politica in questa regione ha giocato in 10-15 anni utilizzando queste strutture, perché questo è il problema. A Lamezia, la malgrado tutto, così come a Crotone, il CARA a Sant'Anna, erano delle strutture che portavano consenso clientelare, potere, gestivano soldi, e tramite questi soldi i politicanti, quelli che fanno politica con la P maiuscola, che in questa parte purtroppo, in questa regione, con la P minuscola, che in questa regione sono la gran parte, perché a me piace sempre parlare della politica con la P maiuscola, fatta da tanti volontari, da gente per bene che si impegna. Diciamo, i politicanti con queste strutture allora e adesso con l'industria dei migranti, tramite i CAS, tramite tutto quello che c'è dietro, fanno affari, fanno clientele, utilizzano il consenso, addirittura noi abbiamo notizie di alcuni CAS che sono sponsorizzati da un politico rispetto a un altro. A parte il fatto di alcune gestioni dirette che sono uscite sulla stampa e che era chiaro, insomma, di cooperative, finte cooperative gestite da politici che servivano, diciamo, per mantenere in piedi questo sistema clientelare. In realtà quello che abbiamo denunciato noi allora e che denunciamo con forza oggi è che le politiche sui migranti sono politiche non solo che toccano la questione sociale e la questione umana, il rapporto con queste persone, ma toccano anche l'economia, cioè fa comodo avere i migranti clandestini. Questa è la protesta, questa è l'analisi, questa è la situazione, perché poi bisogna anche mettere in campo la proposta, no? Bisogna gestire, questo è un fenomeno che... Parlate tutti non si capisce nulla. Allora, ho detto, Filippo, che questa va bene, la protesta, l'analisi, la situazione, la denuncia, però occorre anche fare le proposte, perché questo è un fenomeno che adesso sta diventando davvero, imponente. Bisogna dare delle risposte. Delle risposte. Allora, io voglio... Scusami, mi devi consentire. Io vorrei dire due cose. Una... che non riguarda la situazione italiana, ma è direttamente collegata a questa, ed è
perché comunque riguarda le cose che sta facendo il nostro governo, ed è quando accade in questi giorni, in questi mesi, in Libia. Io tutte le volte che parlo con un migrante che per arrivare in Italia passa dall'inferno della Libia, dalla macelleria libica, rabbrividisco, perché racconta delle cose, soprattutto se è una donna, ma non solo, racconta delle cose di cui dovremmo tutti quanti vergognarci. Il nostro, per esempio stupri, per esempio non prigioni, ghetti, dove vengono praticamente rinchiusi a centinaia, a migliaia, è in attesa di partire, in attesa di essere spediti in Italia, dopo che vengono reclusi per 6-7 mesi, un anno, dopo che gli prendono tutto quello che hanno e dopo che fanno chiamare i loro parenti negli stati di provenienza per farsi mandare tutto quello che si possono fare e mandare, dopo che vengono violentate se donne, ma anche se uomini, perché noi abbiamo denunciato allo sportello, abbiamo fatto refertare anche casi di violenza su uomini, dopo vengono spediti in Italia. Cosa fa il nostro governo? Anziché combattere e denunciare queste cose che accadono, perché in Libia oggi che non c'è più Gheddafi, ma io non sono tra quelli che dice meglio quando ci conosce da Gheddafi, assolutamente, in Libia oggi la popolazione risponde a 3, 4, 5 capi tribù. Noi abbiamo fatto un accordo con alcuni di questi capi tribù che mantengono queste prigioni etniche in Libia, dove che è un punto di arrivo per tutti i migranti che partono dai paesi africani. Certo, che noi con il nostro accordo con i capo tribù stiamo favorendo anziché combattere. Questo è il primo dato. Come lo combatteresti, scusi? Non lo so, anche con la forza. Se è necessario anche con la forza, perché queste sono azioni che non possono essere né tollerate né quindi mantenute. Quindi racconta. Vuol dire, Adrià, scusa, non è che può fare l'invasione della Libia, però. No, possiamo fare l'invasione della Libia, però voglio dire una cosa. Se non possiamo fare un'invasione, non possiamo fare nemmeno accordi con la Libia, Filippo. Quello che invece fa il nostro governo, perché fa affari e accordi con la Libia, ma non con la Libia, con i capo tribù, quelli che mantengono queste Adriano, che cosa ti raccontano questi ragazzi, questi giovani, meno giovani che tu? Guarda, ieri, che vivono. Ho parlato con una ragazza nigeriana di 22 anni, che è venuta lì allo sportello, informa immigrati della Casba, perché ha avuto il diniego alla richiesta di asilo politico e voleva sapere cosa fare per contrastare. Lei mi ha detto che è partita dalla Nigeria, che è passata per il Niger, per la Burkina Faso, dopodiché è stata in Libia. Parlava in inglese, cioè, oltre all'interprete c'è anche il mediatore culturale, e io non capivo quando lei, io dicevo, sei stata in carcere, lei diceva ghetto, diceva, ma scusa, io non capivo questa parola perché era italiana, cioè lei faceva una distinzione precisa, perché aveva studiato, aveva fatto le scuole superiori, tra ghetto e prigione, tra ghetto e carcere. Il ghetto era il posto dove lei è stata rinchiusa, che era uno spazio enorme, chiuso, dove non c'erano i bagni, dove per andare in bagno lì facevano uscire, diceva lei, ci facevano uscire come i cani, i cani devono uscire, poi li facevano entrare. Dopodiché è stata violentata più volte all'interno di questo posto, e aveva la pelle martoriata da morsi di insetti e di topi. Voglio dire, cose
da brivido. Poi io ogni giovedì, quando ieri è stato un caso che sono stato allo sportello il mercoledì per delle cose legate appunto a quello che stiamo facendo oggi, quindi ho dovuto anticipare lo sportello a ieri, ogni giovedì. Ma quanto ne dicevi al giorno? 15, perché iniziamo nel primo pomeriggio fino a sera, alle 20, 21 a volte. Mi hanno raccontato cose che io collegavo alla mia infanzia, quando leggevo delle torture che aveva subito Panagoulis, perché che veniva messo a piedi con la testa in giù e lo picchiavano sulla pianta dei piedi. Così fanno in Libia, così succede in Libia. Mi hanno detto che gli fanno mettere i piedi nell'acqua fredda e gli passano l'energia elettrica. Ma perché, scusa, ma perché tutto questo? Non si capisce. Intanto per questioni economiche. Ho capito, perché ma già pagano quello che hanno. Allora, non lo dico io, ci sono rapporti di Medici senza frontiere, c'è Amnesty che lo dice, ma c'è anche il nostro Ministero degli Esteri. In questo momento la Libia è una macelleria umana, e quindi se non si parla della Libia soprattutto, e se non si trova una soluzione alle persone che per venire qui scappando dalla Siria, scappando dalla Palestina... Ma cosa puoi dare tu allo sportello? Cioè, cosa puoi fare per questo? Allora, io intanto posso fargli ottenere l'asilo politico in Italia, perché si può fare una causa per ottenere l'asilo politico in Italia. E se parliamo di questo, non possiamo non parlare di Minniti e di quello che è il decreto, ma magari poi ne parleremo un'altra volta. Perché il microfono, mi sa che non riusciamo a sentire il microfono adesso. Filippo. Ah, Adrià. Questo racconto, ne possiamo parlare dopo la pubblicità, scusa. Sì, Filippo, ma questo racconto che io non sì, riesco. Parliamo dopo la pubblicità, perché io gli voglio fare una domanda, magari si prepara Adriano. Sì. Quindi, detto il punto della Libia, ovviamente lui è contrario all'ipotesi che ha avanzato Minniti su un centro per ogni regione, e vorrei capire da lui, ma allora qual è la proposta che fa lui? Certo. Sì, loro però ce l'hanno. Parliamo ce dell'Europa pubblica. Ce l'hanno, c'è già la proposta, c'è lo SPRAR. Noi abbiamo esempi di accoglienza straordinari in Italia, Filippo, soprattutto in Calabria. Sì, lo so bene, però questo risolve ma il anche problema. Cosenza, ma anche Cosenza, voglio dire, ci sono esempi straordinari. Gli esempi di Cosenza e quelli ai quali fai riferimento tu risolvono il problema nazionale dell'arrivo dei numeri con i numeri che tu sai meglio di me. Esponenziali, però rispondo, Filippo, rispondo dopo la pubblicità. Di vita diversa, dopo la pubblicità, no, dopo la pubblicità, Filippo. Dopo la pubblicità rispondiamo, va bene? A tra poco. Bene, torniamo in diretta. Filippo, mi stava raccontando Adriano che poi c'è questo gruppo, questa associazione che lavora, ci sono i medici volontari, l'ambulatorio Grandinetti, che è gestito all'interno dell'Auser. All'interno dell'Auser, i nomi c'è Emilia Corea, poi c'è Valerio Formisani, c'è il dottore Formisani, dove noi una volta che ci rendiamo conto da profane, perché non siamo medici, ma comunque si vede sul corpo delle persone, perché loro ci fanno vedere i segni delle torture, molto spesso li portano sul corpo, oppure quando non vogliono parlare di alcune cose, li facciamo refertare all'interno di queste strutture, perché è bene che si sappia, molti medici si rifiutano di visitarli, nonostante il giuramento di Ippocrate, caro dottore, si rifiutano di visitarli. E quindi Filippo aveva fatto una domanda, però Filippo aveva fatto, la vuoi ripetere Filippo? Cosa? La domanda che hai fatto prima della pubblicità. No, la domanda è semplice, il no... dei nostri ospiti alla ipotesi di cui si sta discutendo ora in questo momento in Italia di ricollocazione con un centro per ogni regione, e loro, io chiedevo loro quale proposta loro avanzano. Ma guarda Filippo, magari dico io una cosa, quello è importante. Noi intanto su questi centri abbiamo delle esperienze negativissime bisogna gestire il fenomeno. Adesso ne parliamo. Non riteniamo che riproponendo la stessa
cosa con un nome diverso, perché tu vedi, prima si chiamavano CPT, poi sono poi C e poi Cara, però la sostanza, alla Lamezia Terme comandava la malgrado tutto con quel signore che adesso mi sfugge il Raffaello nome, Raffaello Conte, comandano sempre loro, no? Voglio dire, ma, quindi è sempre quello il punto. Quindi secondo me fare quello che vuole fare il nostro governo, cioè un centro in ogni regione, con queste in questo modo, con queste regole, perché queste sono le regole, perché poi come diceva prima il segretario, ma dimmi come fare, però c'è lo SPRAR, c'è il sistema nazionale d'accoglienza in Italia che funziona se lo si fa funzionare. Io dico un centro SPRAR in ogni paese. Fare un centro SPRAR in ogni paese significa valorizzarli i nostri paesi. Io abito a San Demetrio Corona. Però sono i sindaci che non sono d'accordo, non credo, vogliono. Ma voglio dire, ci sono delle cose che i sindaci devono abituarsi a volere e da far digerire alla comunità. Però io non vorrei che siano gli stessi che di notte fanno gli accordi, no, sulle mazzette per gestire i centri come avveniva a Roma, e di giorno poi dicono dagli all'immigrato, perché questo è il caso in Italia, cioè gli stessi che hanno gestito il malaffare a Roma sull'immigrazione erano quelli che poi, voglio dire, pigliavano i fondi per gestire gli immigrati. In Calabria abbiamo buone ipotesi di accoglienza. Io vengo da un paese italo-albanese, noi, voglio dire, siamo tra virgolette stati accolti nel 1500, no? Il nostro centro storico è abbandonato, magari ci venissero i migranti. Quando abbiamo fatto la casa del migrante a San Demetrio Corone, il preside della scuola media mi ringraziò mille volte, perché dice finalmente possiamo fare due prime, perché non ci sono i bambini. Invece con due o tre famiglie curde, somale, non mi ricordo cosa c'erano, all'epoca siamo riusciti a fare due prime. Io dicevo un'altra cosa a proposito di questo. No, io dicevo che già la proposta era in essere quando noi abbiamo avuto l'autobus. Sì, la possibilità di aver avuto il ministro Paolo Ferrero, che diceva proprio la proposta che diceva prima Adriano. E non solo, perché i nostri centri, grazie ai migranti, riescono a far sì che ci sono dei servizi che funzionano. Basta pensare nei nostri centri che i pullman o i mezzi pubblici che vanno dalla periferia al centro, grazie anche ai migranti, riescono ad avere anche la possibilità di avere un profitto e di poterle fare funzionare. Se no veramente c'è il deserto. E poi basta guardare anche l'indice che ce lo dà l'Istat, la Calabria, 1.700.000 abitanti, da qui a poco con un'altra forma di idee che stanno andando all'estero, rimarremo 1.300.000-1.400.000 persone, ci sarà la desertificazione. Delle buone pratiche di inclusione, penso che ce l'abbia detto anche il sindaco di Reace e tanti altri sindaci virtuosi, fare la normalità, come il nostro ex ministro Paolo Ferrero voleva fare le case dei migranti, è tutto un discorso di accoglienza. Perché se noi non facciamo questo, no, voglio solo sottolineare questo. No, scusate, noi dobbiamo ma se no non si capisce, cioè devono capire i telespettatori. Allora, il punto, voi dite non a questa proposta di un centro per ogni regione, quella che è in atto il governo, l'accoglienza diffusa paese per paese. Noi non dobbiamo, Filippo, rincorrere l'emergenza, perché in Italia purtroppo da tempo ormai stiamo rincorrendo l'emergenza. Ma i numeri sono importanti, i numeri che ci fanno credere. Ma quanti sono? Ci fanno credere. Però noi abbiamo facciamo il dato del Sant'Anna. 1500 migranti messi lì era chiaramente un centro di clientele e di malaffare. 1500 era il numero, Di persone che c'era. Infatti, se ci sono stati, come ho detto prima, il dato di 4500 persone che sono allontanate, vuol dire che c'erano un flusso enorme. Allora, se questo flusso enorme si riesce a spalmare nei nostri centri, non solo in Calabria, ma in tutto, diciamo, cioè paese per paese, io penso che per ogni piccolo centro, basta vedere, perché così si dà lavoro anche
agli italiani, si dà lavoro anche a tutta una serie di indotto, per cui questo non dà però il discorso di accentrare grosse cifre di denaro, come abbiamo visto è successo non solo al Sant'Anna, ma alla Mezza e a tanti altri posti. E un'altra soluzione sarà, non voglio fare la polemica, beh, togliere, come si fa quando uno fa un appalto e alle ditte si dice di portare il certificato antimafia, ma la vogliamo fare un discorso, lo voglio dire, e ringraziare anche il dottor Gatteri di questo buon lavoro che sta facendo, però sbaglia secondo me e si cristallizza se pensa che ci sia stata una persona di malaffare che ha fatto questo. No, lì è un sistema, e il sistema è il sistema delle organizzazioni, la Misericordia Oggi, ieri un'altra organizzazione, beh, queste, allontaniamo questa organizzazione che sono di filosofia però, mafiosa. Però aspetta, non possiamo criminalizzare, assumo le responsabilità, la misericordia però. Dove c'è affare ci sono loro, sono 10 anni, 15 anni che stiamo dicendo queste cose, come se andiamo a vedere dove ci sono questi forti centri di interesse. Sono d'accordo, il punto è che dovremmo ringraziare il tempo, ci darà ragione anche su questo, Filippo, tu cosa ne pensi quindi della questione degli SPRAR generalizzati, dei centri SPRAR generalizzati? Io sono d'accordo con voi e io c'ho di fronte a me, e se in pochi minuti riesco a leggerli, vi leggo un rapporto del Censis. Vai. Che descrive come sarebbe la Calabria senza gli immigrati. Ho detto prima. Allora, senza voler negare le difficoltà eccetera eccetera che i nuovi arrivati pongono, l'analisi che segue vuole porre l'accento sul contributo che gli stranieri forniscono alla Calabria non soltanto dal punto di vista demografico, ma anche da quello del lavoro e del reddito. In Calabria a gennaio 2016 risiedevano 96.889 stranieri, vale a dire il 4,9% del totale dei residenti della regione. Senza di loro la popolazione della Calabria si ridurrebbe a 1.874.000 residenti, rendendo evidente quel fenomeno di spopolamento insieme di denatalità che sta interessando soprattutto le aree interne. Il rapporto poi prosegue citando fatti, il rapporto, ripeto, del Censis presentato pochi giorni fa. Sì, è chiaro, Filippo, bene. È chiarissimo, anche da un altro punto di vista. Dal punto di vista della crescita economica, certo. Il Censis ha misurato, ad esempio, quanti esercizi commerciali nascono per iniziativa degli stranieri, certo. Anche quante piccole imprese edilizie nascono per volontà degli stranieri, nonché tutto l'indotto che tutto questo origina. Ora, io credo che questa sia la strada, del resto è dimostrata da Riace e non solo da Riace, ma non solo Riace, perché non si verifica solo a Riace. In effetti noi spesso, voglio dire, ci soffermiamo sull'ipotesi Riace, a Formosa, però non facciamo, filosofia. No. Cioè, perché quello che emerge anche dal Censis va benissimo. E Censis non è l'unità. Assolutamente. Certo, però non è l'unità però, di un tempo. No, però attenzione. Non è l'unità di un tempo. Però bisogna poi metterle in pratica queste cose. Cioè parlare con i cittadini calabresi, parlare con chi gestisce l'amministrazione. Ma i cittadini calabresi sono pronti a te. I cittadini calabresi sono pronti. Ma non tu è nelle nostre comunità non puoi portare cittadini e abbandonarli così come avviene in questo momento. Ecco. Allora bisogna strutturare questo intervento, avere le idee chiare su quello che bisogna fare. Seguirle a scuola. Perché devi poi, come se tu le immetti in un sistema sociale con regole, culture diverse, cioè devi amalgamarlo bene, deve esserci una perfetta sintonia, perché sennò si crea la conflittualità sociale. Posso dire una cosa che non c'entra con la filosofia e che vuole un pochino fare il paio con quello che diceva prima Filippo. Sicuramente molto spesso quando si parla di immigrazione poi si parla di indotto, no? Ma è una cosa che a me non piace molto.
perché comunque sì, l'ho detto anche io prima, no? Noi per primi, quando ci dicono i presi fateli venire, sì, così vanno a scuola, le nostre scuole, però sì, bisogna parlare anche di diritti e di accoglienza, soprattutto. Perché, ma questa è una precondizione, ma questa è una precondizione, scusami. Sì, sicuramente, questa è una precondizione. Però voglio dire, molto spesso non c'è assolutamente. Ma io vi dico. E si dice invece soltanto, si parla soltanto di indotto per evitare che i Minniti e di Salvini di turno possano poi attaccarci da destra o da centro-sinistra. Vi chiedo scusa, ma in Calabria, al di là di Riace e al di là di Acqua Formosa, mi fate qualche esempio di centro? Cosenza, la casa. Cosenza, sì. La Carlopoli. Sì. Ma lo guarda, te ne faccio tanti. Da pochissimo istituito. Come Filippo? Fagli esempi. Ce ne sono 100. Allora, in Calabria ci sono 100 centri SPRA. Ce n'è uno che è aperto da pochissimo a San Giorgio Albanese, che è straordinario. A Rovigo c'è un buon centro che sta funzionando. Le famiglie... A Rovito c'è da tempo memorabile. Le famiglie che hanno portato a San Giorgio Albanese sono state accolte in maniera straordinaria dalla popolazione. Non hanno creato nessun Filippo, fulbamento. Fammi l'elenco, tu che hai l'elenco. 100 centri splash sono in Calabria. Filippo, dimmi. Tu hai... Allora, i luoghi, ti dico subito, sempre secondo lo studio che io ho, allora la popolazione è cresciuta, per farti capire, in Calabria, mentre nella generalità dei casi, come è noto, l'andamento della popolazione nella nostra regione c'ha il segno meno, a cominciare dai comuni più grandi di Cosenza, Catanzaro e Reggio. Allora, a Riace l'indice demografico è salito del 27%, a Gizzeria del 18%, a Sellia Marina del 16%, a Montauro del 13%, a Zumbano del 13%, e potrei andare avanti all'infinito. Dopodiché l'altro dato è quello che riguarda gli occupati. Gli occupati fra italiani e stranieri segnalano che proprio in questi centri, al di là della parola che può essere non corretta, quella cioè dell'indotto, anche gli occupati italiani in questi centri crescono. Non so se è chiaro il concetto che sto dicendo. Certo. E allora voglio dire, non a caso, il lavoro che ha consegnato il Censis pochi giorni fa si intitola La nuova scommessa dei flussi in Calabria, trasformarli in piattaforme di relazionalità. Cioè, io credo che non ci sia davvero un'altra strada rispetto all'aumento che c'è degli arrivi per i motivi che insomma oggi non possiamo trattare, che sono tantissimi, fra cui quelli della Libia semplicemente accennati. Rispetto all'andamento di questo fenomeno, o lo si affronta così oppure lo si affronta nei termini del cara di Crotone e compagnia cantando, che poi va a finire come va a finire. Certo. Io non vedo altra strada. Sì, no, ma è giusto. Quindi siamo d'accordo assolutamente su questo. Allora, sì, però c'è un problema a morte. Tant'è che in Parlamento, vi volevo aggiungere, la proposta di Minniti non è che incontra l'unanimità, come vi è noto, e anche nel suo stesso partito. Però c'è un problema a monte. La proposta di Minniti e le politiche del PD in questo momento securitarie inseguono la pancia del paese. La stessa cosa la denuncia che poi si è rivelata falsa sulle relazioni tra le ONG e le organizzazioni non governative e i trafficanti di uomini. Cioè, ci sono delle forze politiche che pur di inseguire il consenso parlano alla pancia del paese e portano avanti pericolosamente, perché mentre il Movimento 5 Stelle parla, il PD fa. Però, portano avanti delle politiche terribili. Però Francesco, scusami. Ti posso fare un esempio concreto di però, una realtà? Però la sicurezza. È una cosa seria. No, che si parla alla pancia del paese, la sicurezza è sicurezza. Un attimo però. Vengono e violentano le nostre donne. Quante persone lo dicono questa fesseria, questa stronzata? Perché l'85% dei casi in cui c'è violenza sulle donne, questa violenza la perpetra il compagno, il marito, l'amante o la persona che gli sta più vicino. Sia esso allora, italiano, francese, cinese, il problema è siriano, questo. Non è questo. Io la cosa mi è ben chiara, perché io quotidianamente mi confronto con mia suocera,
che è emigrata in Canada, va bene? Mia suocera ha vissuto e lavorato in Canada con il marito e sono ritornati dopo tantissimi anni di lavoro in Italia e, diciamo, lei è la figura classica dell'italiano che è cresciuto con le trasmissioni delle reti Mediaset berlusconiane. Mia suocera ogni giorno ha questa questione, guarda i programmi di Rete 4 e ogni giorno quando vado da lei mi racconta hai visto, rapine qua, furti là. C'è un inseguimento, diciamo, si va ad inseguire al ribasso la pancia del paese, al posto di mettere in piedi delle cose che potrebbero avere un senso diverso per noi cittadini. Io parlo della Calabria e voglio fare un esempio concreto. Un ex politico regionale, diciamo, che non ha potuto più candidarsi, aveva aperto una struttura intestata alla sorella nel comune di Cleto, va bene? Una di queste strutture che possiamo definire fanno parte dell'industria dei migranti, cioè gente che specula per i propri tornaconti sulla pelle e sulla vita delle persone. Però non tutti, eh. Scusa, ce ne sono tantissimi, perché noi dobbiamo distinguere le cose. Noi dobbiamo dire perché ci sono anche alcune strutture che funzionano. Con i centri di accoglienza straordinaria si è messa in piedi l'industria del migrante. Poi ci sono i progetti SPRAR che sono seguiti dal Ministero dell'Interno, vengono controllati dai comuni, che hanno una funzione diversa, pure là ci sono problemi, ma ci sono nella maggior parte dei casi, giustamente quello che citava il dottor Velti prima, nella maggior parte dei casi siamo di fronte a delle realtà che portano delle conseguenze positive per l'economia e per la nostra regione. Ma non c'è dubbio alcuno. Però vi faccio un esempio. Se a Cleto... Chi ha parlato di Canada, scusate? Come? Chi ha parlato di Canada? Io ho parlato perché mia suocera è venuta in Canada. Lo sai che cosa sta avvenendo ora in Canada? Lo sapete cosa sta avvenendo ora in Canada? Cosa? In Canada c'è un primo ministro che è liberale. Sì, liberale. Che si chiama Trudeau. Sì. Sta facendo un vero e proprio miracolo. Allora... L'Italia è una delle democrazie compiute su queste cose. Allora, associazione e privati cittadini in Canada possono prendersi direttamente in carico uno o più rifugiati, a patto che si impegnino a pagare loro vitto e alloggio per un anno. Lui, contrariamente a quello che c'era prima di lui, cioè Trudeau, ha accorciato i tempi burocratici a 3 mesi e attualmente... Il Canada accoglie 40.000, ricordatevi la cifra, 40.000 su una popolazione di 36 milioni contro i 1.300 di quando c'era un altro capo di governo. Sì. Quindi le cose si possono tranquillamente fare. Certamente si possono fare, però io volevo sottolineare la questione politica. La questione politica. Io dico, se in un piccolo paese della Valle del Sabuto come era Cleto, al posto di un CAS che poi la prefettura ha dovuto chiudere perché erano delle condizioni di vita impossibili per un essere umano, fosse nato uno SPRAR seguito dal comune, dando lavoro magari a una cooperativa locale con dei ragazzi lì, c'è un tessuto vivissimo, diciamo, in quel piccolo comune, di giovani che si sono rimasti qua e si vogliono dare da fare. Se lì fosse nato uno SPRAR controllato dal Ministero dell'Interno, seguito, diciamo, dall'amministrazione comunale, con una serie di persone, e non fosse stato utilizzato invece l'emergenza per creare l'affare per il politico, l'ex politico che ha rapporti con la politica regionale e che ottiene quindi questa forma di guadagno sulla vita delle persone. Non sarebbe stata diversa la realtà di quel piccolo Filippo, una domanda dobbiamo chiudere. Filippo, l'ultimo, ti voglio chiedere, ma ci vogliamo ragionare un po' sopra, ma com'è possibile che la politica di un sottosegretario, faccio il nome e così possiamo anche dialogare meglio e capire plasticamente quello che vogliamo dire, uno come Giovanardi, che è sottosegretario, il fratello vescovo gestisce uno dei più grossi centri anche di accoglienza, ma c'è o non c'è un conflitto di interesse? O perché quando tocchiamo queste benedette santuari musei imbiancati, non possiamo fare? Purtroppo in Italia c'è un'organizzazione che fa parte benissimo in un'organizzazione che si fa riferimento a che ho detto prima e non possiamo negarla. Oggi che facciano la stessa cosa come si fa con i mafiosi, cioè chi ha queste organizzazioni si toglie per 10 anni la possibilità di interferire. Questa è una proposta, punto.
Va bene, va bene, va bene. Filippo, che volevi dire? No, volevo no, io non volevo dire niente, volevo dire che Giovanardi, non mi ricordo se è ancora sottosegretario o meno. Non è più sottosegretario. No, non è più sottosegretario. Vabbè, vabbè. È stato quando è stato sottosegretario. Però è un uomo che condiziona ancora, ancora condiziona. Va bene, va bene. Adriano. Già sottosegretario. Adriano, chiudiamo. Già sottosegretario. Già sottosegretario. Va bene, Adriano, chiudiamo dicendo che intanto... va un grazie a voi che lavorate e aiutate questa gente nonostante Minniti. No vabbè, aiutate questa gente, lascia stare, non nonostante è Minniti, non è che non abbiamo potuto approfondire l'argomento. Se mi consentite, secondo il mio modesto parere è un ottimo ministro degli interni, questo è il mio parere. Vabbè, abbiamo pareri contrastanti. È il mio parere, è il mio parere. Sta, come dire, quantomeno mette mano in settori che fino a qualche tempo fa erano tenuti in poco. Se vuole ne possiamo parlare un'altra volta, perché comunque quello che è accaduto nel processo, nel procedimento che regolamenta la materia a seguito del decreto Minniti è unico in Europa. Filippo, tu che ne pensi, Filippo? No, vabbè, lascia. Bisogna fare la trasmissione a parte, è inutile. Sì, secondo me sì, perché però perché io espresso, non c'è, ma no, ci mancherebbe io altro. Però io non sono sempre di quelli che non hanno i capelli, io difendo sempre di quelli che non hanno i capelli. Io come dire, io... Quelli che sono senza capelli io li guardo sempre con... No, Filippo i capelli ce l'ha, Filippo ce l'ha, però io difendo... C'ha anche il cappello in testa. Minniti non c'è il cappello, Filippo. Minniti non ce l'ha i capelli, io quelli che sono senza capelli li guardo sempre un po'. Hai anche l'hai tolto. Qualche volta, se vuole, no. Direttore, possiamo parlare di quello che ha determinato il decreto Minniti sull'immigrazione, sulla questione dell'immigrazione in Italia, da un punto di vista giudiziario. Poi parliamo. Facciamo venire un magistrato. Poi parliamo. Senza voglio dire partiti politici. No. Ne parliamo così a livello proprio di principi di diritto violati. Bene, grazie. Allora, Adriano. Grazie per essere stato con noi, grazie a Pino grazie a Scarpelli, grazie a Francesco Saccomanno. Grazie a voi. Filippo, grazie noi voi. Abbiamo chiuso oggi. Abbiamo cominciato e abbiamo chiuso, abbiamo aperto e chiuso. Che volevi dire? Abbiamo fatto oggi e chiudiamo oggi. E chiudiamo oggi perché questa è una battuta rivolta a me, questa è una sottolineatura. Se tu viaggi Italia, capirai. Però ti posso dire che mi piacerebbe fare uno speciale, un'inchiesta in Libia. Su come si vive a Roma? No, in Libia, mi piacerebbe. No, in Libia come ci vai? In Libia la situazione è quella che ha detto Adriano, se trovo la possibilità di andarci ci andrei volentieri, non lo so. Tant'è che i flussi migratori, chiudiamo qua, i flussi migratori invece di fermarsi sono aumentati. I flussi migratori al contrario facciamo... No, raccontare. Raccontare, fuori proprio. Vabbè. Perché mi ha raccontato le cose, Adriano, Terry, mi hanno toccato molto. Va bene. Arrivederci e buona serata a tutti. Grazie, noi ci vediamo quando, Filippo? Filippo? L'abbiamo perso. Sì, sono qua. Vediamo se sei preparato. Quando ci vediamo noi? Martedì. Ah, martedì. Bene. Forse c'è una sorpresa martedì. Vabbè. Arrivederci. Con l'uovo di Pasqua. Ciao. Arrivederci.